È uno degli eventi più attesi di tutta l'estate a Bari. 2 giorni dedicati alla musica jazz, rock, punk di tutti i colori. A chiudere la serata finale ci sarà un gruppo d'eccezione, Gogol Bordello, un gruppo multietnico che sta spopolando in tutta Europa e in tutta Italia. Ad aprire il loro concerto degli artisti nostrani, davvero tutti matti, i Camillo Re, che di certo non potevo farmi scappare. Bari ci sei! Se mi fa daffo la notte, non parlo di ronzello in capo in una lanterna notte. Vieni con me la notte, scama con me la notte. L'essenza linda e quanta faccio tutto sopra e sotto. Vieni con me la notte, ama ballare la notte. Sciama tra le pita spatriate e bocca a bocca. Vieni con me la notte, ama na ma la notte. Uè la notte, uè la notte, uè la notte. Siamo schieratissimi come una squadra di calcio. Sono insieme ai Camillo Re. Buonasera a tutti. Allora, io quando di solito quando si tratta di gruppi faccio fare le presentazioni uno per volta, così almeno vi conoscono personalmente. Allora, iniziamo da Gerardo, basso. Marco, batteria. Davide, voce. Io non c'entro. Roberto, tastiere. Luca, sax. Gianpiero, chitarre. Bene, allora, state facendo impazzire un sacco di persone, io sento parlare di voi, recensioni bellissime. Speriamo siano donne, dici. Beh, questo ora vedremo dopo. Lui non ci Che cos'è dire. Lui? Si può dire. Si può dire? Che sei, Roberto? Non si può dire. Non si può dire. Allora, come vi è venuto in mente questa storia di Camillo Re, di questo gruppo? Chi me la racconta sta storia? Allora, perché è una proprio... Giusto perché devo, capito? Allora, Camillo Re è il nome del re fantomatico del regno di Sghisghigno, il regno dei colori dove tutto è possibile. Prima, diciamo, bisogna credere dentro, questa è la filosofia del re. E noi ci crediamo, anche perché, come vedi, siamo messi abbastanza male. Quindi, diciamo che ci crediamo soprattutto con i sogni, perché è il regno dei sogni e dei colori. Abbiamo appunto questo favoloso mondo dove si raccontano storie fantastiche con personaggi inventati, dove abbiamo ispirazioni edoardiane, decurtisiane, felliniane. È un grosso frullatore di ciò che amiamo e che rendiamo nostro. Che cos'è che più amate? Quali sono i temi che sono più cari a voi? Noi usiamo, diciamo, come arma nostra, come è l'ironia soprattutto. I temi che più amiamo sono i temi che raccontano storie, che in realtà sono storie che viviamo tutti, però appunto proiettate in queste situazioni abbastanza grottesche, circensi. È un grosso calderone, quindi noi, diciamo, ecco perché il regno di Sghisghigno, già dal nome, dovrebbe farti capire che non siamo normali, comunque. Beh, chi è il più anormale tra di voi? Chi è il più anormale? Ce la giochiamo tutti, ce la giochiamo. No, non si può rispondere. Neanche a questo no, si può rispondere. Ognuno è così anormale per i fatti suoi che proprio... Ed ecco perché vi siete messi insieme. Esattamente. Yeah.
Allora, nuovo album, il primo album è il 2009, Non mordete le ali alla cicogna. Come mai? Perché racconta la storia appunto di un bambino che morde le ali alla cicogna e si complica la vita. E siccome tutto quello che noi abbiamo fatto ce lo siamo guadagnati sempre con il sudore, però abbiamo questo vi fa onore. Sì, e però è anche vero che la storia di questo primo album appunto è una storia positiva. Quest'altro invece, che uscirà a settembre, Graffi e Perle, è sempre un concept della storia di un aquilone domestico che torna da un viaggio lungo e dall'interno della lavatrice racconta le storie a tutti i suoi coinquilini, che sono la caffettiera, le tazze parlanti. Perché siamo normali. Vabbè, cioè è normale, voglio dire, no? Cioè, certo, no? È una caffettiera che parla con la lavatrice, capita tutti i giorni. Io ce l'ho a casa un aquilone domestico, devi dire.